Beh, innanzitutto grazie per l'invito, ringraziamento cumulativo perché dovrei citare molte persone una per una, visto che vedo tanti amici, colleghi, ex colleghi e quindi ringraziamento vale per tutti. Questo non è soltanto un incontro tecnico o politico, è anche un incontro di quasi commozione. Perché io sono nato non solo a Treviso, ma esattamente a 100 metri da questa splendida ex chiesa. Qui in piazza, quella che oggi si chiama Piazza Santa Maria dei Battuti, e per 10 anni vissuto qui in piazza, un po' come ragazzino, poco discolo ma vivace. E molto come chierichetto nella chiesa che erroneamente viene chiamata di Santa Rita, ma che in realtà è di San Leonardo. Quindi è una location, come si dice oggi, che mi prende il cuore ogni volta che ci passo davanti. Detto questo, è anche la prima uscita pubblica che io faccio da ministro dopo un paio di mesi. Poiché qualcuno aveva detto che all'inizio avevo parlato forse troppo, in realtà mi ero limitato a fare un discorso programmatico alle Camere molto dettagliato, sul quale poi si è innestata una discussione che è durata a lungo, e mentre in realtà ci hanno parlato molto e fatto poco, ho detto adesso stiamo un po' zitti, attuiamo, cerchiamo di attuare il programma. Questa è la prima uscita, ripeto, dopo quasi 2 mesi di silenzio. Un cronoprogramma è già stato presentato dal nostro Ministero alla Presidente del Consiglio dei Ministri e entro il mese di maggio massimo saranno presentati vari disegni di legge con la procedura di urgenza in un settore che è molto sensibile come quello penale e di procedura penale. Del quale però ovviamente oggi non vi do anticipazione, primo perché non sarebbe corretto, secondo perché oggi preferiamo parlare d'altro. Ma vi assicuro che le riforme che stiamo progettando e che saranno presentate, ripeto, entro un paio di mesi al Consiglio dei Ministri, avranno sulla giustizia penale un impatto molto molto rilevante. Oggi però parliamo della giustizia civile e della giustizia tributaria. E poi smetto di citare me stesso perché è una cosa odiosa, ma se andate a rileggere i resoconti parlamentari sul programma che io ho proposto alle Camere per questo quinquennio, vedrete che la prima parte è dedicata proprio alla riforma della giustizia civile. Naturalmente i giornali non ne hanno parlato perché l'impatto mediatico è tutto rivolto, era tutto rivolto, è e probabilmente sarà ancora alla giustizia penale, che poi è stata alimentata anche da vari altri episodi di cui avrete letto, il caso Cospito, il caso ovviamente dei migranti, eccetera. Però la prima parte, quindi la parte direi prioritaria del progetto di riforma della giustizia, è dedicato alla riforma della giustizia civile, per una ragione molto semplice che è già stata illustrata dal nostro amico Presidente, ed è che essendo oggi la prima emergenza, e ahimè lo sarà a lungo in Italia, quella economica, le nostre riforme della giustizia devono riguardare quella parte appunto della giustizia che ha un impatto sull'economia. Per quanto riguarda la giustizia penale, questo impatto è relativamente, dico relativamente, importante. Certo lo è nella parte in cui riguarda la cosiddetta paura della firma, cioè il fatto che i pubblici amministratori sono paralizzati dal timore di essere sottoposti a indagini penali. Questo rallenta l'economia perché quando il cittadino o l'imprenditore si presenta per chiedere un determinato provvedimento, si trova di fronte all'inerzia, al rallentamento, determinati appunto dalla paura della firma. E su questo noi interverremo
ripeto, farà parte di questo progetto di riforma su questi reati, soprattutto l'abuso d'ufficio, che costituiscono l'elemento fondamentale di questa inerzia timorosa da parte dell'amministrazione. Detto questo, per quanto riguarda invece la giustizia civile, posso dire che i dati che sono stati dati forniti prima sono dati consolidati e tra l'altro ben noti anche al sottoscritto, perché già 4-5 anni fa io ho presieduto un gruppo di studio organizzato dalla Ambrosetti House. Voi sapete che la Ambrosetti è quella che promuove e organizza gli incontri di Cernobbio, che sono i più importanti in Italia dell'economia, e questo gruppo di studio, indegnamente presieduto da me, coordinato da me, aveva proprio raggiunto queste conclusioni che oggi sono state enunciate. Cioè il costo della nostra lenta e inefficiente giustizia è un costo inaccettabile, circa un 2% di PIL, probabilmente di più. Quindi una finanziaria ogni anno. I dati del Veneto sono quelli che sono stati forniti prima. Quindi la priorità, la riforma, quindi bisogna accelerare i processi civili e tributari, bisogna semplificare la normativa esistente, bisogna individuare bene le competenze e bisogna attuare quello che è stato suggerito, per non dire imposto, per l'Europa, che la cui attuazione è indispensabile per ottenere i finanziamenti, tra l'altro, dell'Europa stessa, finanziamenti che sono addirittura in via d'avvio, visto che questi adempimenti sono stati praticamente tutti realizzati. Noi insisteremo per attuare nei limiti del possibile anche una rimodulazione di questi finanziamenti per la parte che riguarda la giustizia. Non sto adesso a darvi i dettagli tecnici, ma la cosa importante è che molto è stato fatto e quel che resta da fare sarà sicuramente fatto entro i tempi stabiliti. I numeri sono cosa noiosa, io preferirei parlarvi magari della filosofia del diritto penale, però siamo qui per stare con i piedi per terra, e quindi qualche numero, per quanto noioso, io sono abituato a parlare a braccio, questa volta dovrò consultare le carte, però ve lo do. Io non dico che siano ottime notizie, perché le risorse sono quelle che sono. Ma sono buone notizie, perché dimostrano innanzitutto un impegno di questo governo. Peraltro va dato atto che la direzione del ministro della giustizia precedente, la ministra Cartabia, era quella giusta per ottenere questi finanziamenti e accelerare i processi, ma era un'attività condizionata da una composizione parlamentare così disomogenea che rendeva quasi impossibile le riforme. Voi sapete che le riforme non le fa il ministro, non le fa il ministero, le fa il Parlamento. Oggi invece abbiamo una maggioranza compatta, omogenea e duratura, e quindi queste riforme potenziate è più facile attuare. Nel frattempo posso solo dire che nel Veneto sono stati già previsti 45 funzionari amministrativi. Se i numeri sembrano esigui, ma i funzionari amministrativi sono l'elemento portante di della struttura giudiziaria. Altri ne saranno assunti, concorsi sono già stati avviati. In generale nel 2023 è prevista l'assunzione niente meno di 5.000 unità di personale amministrativo e la stabilizzazione per 1.000 operatori. Personale amministrativo è importante quasi per 7 aspetti di più del magistrato, perché il magistrato è come un pilota militare: per un'ora di volo bisogna di 100 ore di manutenzione del velivolo. Un'ora di lavoro di un magistrato comporta un tot di ore di personale amministrativo,
senza il quale, o senza le quali ore, il lavoro del magistrato resta inutile. Lo dico perché, avendo esercitato per 40 anni la funzione di pubblico ministero, qualche volta mi accadeva di avere esaurito i fascicoli che stavano sulla mia scrivania, ma di non poterli, per così dire, smaltire, perché non avevamo il personale amministrativo che fosse in grado di farlo, un po' come il chirurgo che non avesse l'infermiere. Quindi sono cifre importanti quelle che vi ho riferito, e per quanto riguarda il personale amministrativo dovrebbero, non dico risolvere del tutto i problemi, ma ridurre di molto questa criticità. Quest'anno, per quanto però riguarda anche i magistrati, sono previsti niente meno che 3 concorsi di magistratura nel corso dell'anno. Anche questa è una novità. Noi qui abbiamo una doppia chiave. Come sapete, il Ministero lavora e deve lavorare di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura. Le competenze sono divise e non ve le sto a raccontare perché sarebbe questione tecnica abbastanza complessa. Però anche sulla assunzione dei magistrati noi stiamo lavorando. L'assunzione comporta dei concorsi che fino ad ora sono stati di una lentezza esasperante per ragioni burocratiche. Per dirvi, perché se non, queste cose se non si raccontano le persone non le sanno, dal momento in cui un candidato, un laureato fa la domanda per entrare in magistratura, al momento in cui, avendo vinto, si suppone, il concorso, gli viene conferita la toga, passano 5 anni. È incredibile. È esattamente il tempo che è passato quando il concorso l'ho fatto io nei lontani anni 70. Cioè, tu fai la domanda oggi, tra un anno le prove scritte, se le passi, dopo un altro anno le prove orali, dopo un altro anno la graduatoria amministrativa con tutti i ricorsi che ne seguono, un anno di tutorato e dopo il tutorato la toga. Quindi, come vedete, è una parte l'ultimo anno di tirocinio che è indispensabile per fare di un laureato un po' un esperto del settore, è tutto il resto è procedura burocratica. Tutto questo va snellito, e quindi snellendo i concorsi, snellendo le procedure di assunzione, anche le carenze della magistratura, che sono notevoli, poco a poco saranno colmate. Va anche detto che sarà potenziata, già ci siamo addirittura di arrivo, la magistratura onoraria, che oggi viene trattata malamente. Gran parte dei processi, delle cause viene trattata dai giudici onorari, che sono retribuiti in modo indecoroso e non hanno nemmeno un'assistenza previdenziale, sociale, degna del loro ruolo. Anche di questo ci stiamo occupando e siamo addirittura di arrivo. La cosa più importante, oltre all'assunzione del personale, però, è la modernizzazione del sistema di giustizia. Ve lo dice uno che ha difficoltà ad aprire il cellulare, non parliamo poi di aprire il computer, perché per la mia generazione sono oggetti misteriosi. Ma come insegnava il saggio, la dotta ignoranza consiste nella consapevolezza di non sapere. Io so di non sapere, però so che, proprio perché sono ignorante del settore, devo avvalermi di gente particolarmente esperta. E su questo abbiamo fatto dei passi avanti al Ministero, abbiamo assunto, direi, il meglio del meglio quanto riguarda la digitalizzazione e la informatizzazione dei processi, dei procedimenti e dei vari atti giudiziari. E non solo giudiziari. Questo è proprio il terreno pratico. Da un mese è entrato in vigore, è stata una cerimonia molto importante anche alla presenza del Presidente della Repubblica, però sarà estesa in tempi molto brevi questo progetto Polis, per cui, per farla breve, se una persona che abita, mettiamo, a Oderzo, dovesse chiedere un certificato penale o un altro certificato, sapete quanti ne occorrono in Italia per mettere in piedi un'azienda? Non occorre che venga il tribunale di Treviso come accade ora, è sufficiente che vada all'ufficio postale, e dall'ufficio postale, cliccando un paio di bottoni, riuscirà ad avere un certificato. Non sono le grandi rivoluzioni epocali della filosofia del diritto, ma quelle che rendono molto più facile la vita. Pensate a quante ore di lavoro si possono risparmiare evitando
anche gli intasamenti stradali, evitando l'inquinamento, evitando tutti quei movimenti di persone, di automezzi, eccetera, che oggi che sono invece richiesti da questi adempimenti burocratici, che sono sicuramente troppi, ma che comunque possono essere facilitati da questa digitalizzazione, da questa informatizzazione, che ovviamente riguarda sia gli atti extragiudiziari di cui ho parlato adesso, e sia ovviamente i processi. E quindi sarà molto più facile l'accesso anche per gli avvocati, ai tribunali, agli uffici giudiziari generali, attraverso appunto questa nuova scienza che, di cui, ripeto, io sono abbastanza ignaro, ma che so che, e ho visto con le mie mani che funziona. Ci sono stati fatti probabilmente degli errori nella riforma sul processo civile, sono stati lamentati dagli avvocati, sono stati recepiti anche dai magistrati, sono stati recepiti e nei limiti del possibile verranno corretti. Dobbiamo tener conto che abbiamo dei vincoli che ci sono imposti proprio dall'Europa per ottenere questi finanziamenti e non li possiamo sforare. Quando si sente questa espressione ce lo chiede l'Europa, non è che noi rinunciamo alla sovranità, è un patto, un contratto che noi abbiamo fatto, un doto d'es, voi ci date i soldi ma noi ci impegniamo a fare queste riforme. Quindi non è pensabile che noi facciamo marcia indietro o che siamo inadempienti. Come ho detto prima, se ci sono delle criticità che possono essere rimodulate restando sempre rigorosamente entro i paletti che ci sono stati suggeriti o imposti dal PNRR, lo faremo, e lo faremo ovviamente di concerto e con il consenso dell'Unione Europea, proprio per evitare malintesi o altro. Costi per la giustizia lenta possono anche essere, dal punto di vista finanziario, recuperati in due modi. Noi abbiamo delle spese immense per delle cose che forse non sapete. Abbiamo 780 milioni di euro l'anno di spese, quindi pensate quasi 1 miliardo di euro, di risarcimenti, al seguito della legge Pinto, per la giustizia lenta in generale, per gli errori giudiziari. Sono cifre che sono imposte dalla legge, il fatto che tutto non si è tenuto fede ai principi del giusto processo, o comunque sono stati fatti degli errori che sono inescusabili. Aggiungo che noi, so che questo è un elemento critico, l'ho detto alle Camere, lo ripeto qui, noi spendiamo ogni anno in più, oltre a quello, 200 milioni di euro per intercettazioni. È di ieri la notizia, pubblicata sul Foglio, che in un tribunale italiano sono stati spesi, un tribunale tra l'altro non di grandi dimensioni, una procura meglio, sono stati spesi 4 milioni di euro, e dico 4 milioni di euro, per un'indagine durata 5 anni nei confronti di amministratori che si è risolta assolutamente nel nulla, con una generale assoluzione. Sono stati soldi sprecati, come sono la gran parte di questi, dei denari impiegati nelle intercettazioni. Quando l'ho detto alle Camere, qualcuno si è alzato, ha detto ecco, le vuole togliere, fare un regalo alla mafia, al terrorismo, e lo ripetiamo ancora una volta. Mafia e terrorismo non si toccano per quanto riguarda questo sistema di indagini. Ma abbiamo fatto anche qui, abbiamo i dati alla mano, una serie di impressionanti spese per processi che non hanno niente a che vedere con la mafia, con il terrorismo, con gli altri reati gravissimi, che si sono risolti nel nulla. Voi pensate, i 4 milioni di euro che sono stati spesi in un tribunale relativamente piccolo, quante cose avremmo potuto acquistare, quante persone avremmo potuto assumere velocizzando la giustizia, che, mentre invece questi denari sono stati sprecati in questa attività inutile e anche dannosa. Dannosa perché ha interferito con l'articolo 15 della Costituzione che protegge la riservatezza dei dati e delle conversazioni. E quindi anche qui introdurremo. La mia idea è che ogni ufficio giudiziario, così come è dotato di un budget per le sue spese, così come è dotato di un numero fisso di personale, ogni magistrato ha a disposizione un tot di cancellieri, un tot di segretari, un tot di uscieri, abbia a disposizione un budget per le intercettazioni. Un budget che non possa essere sforato, come invece accade oggi, perché è una spesa assolutamente incontrollabile.
magistrato per comprare una fotocopiatrice, l'altro signore forse qui, quando dico un computer, un tablet, quello che è, deve fare tutta una serie di domande e non è detto che riesco a ottenere i soldi per averlo, 1000 euro per comprare un aggeggio elettronico, ma con una firma, e io l'ho fatto varie volte al procuratore della Repubblica, può far spendere al suo ufficio 1 milione di euro al mese per intercettazioni che non servono a nulla. Tutto questo va in falso, questo non è ammissibile, non è razionale, e lo rifaremo nel senso che faremo la riforma. Le intercettazioni resteranno ovviamente per i reati gravissimi, resteranno anche per gli altri reati se e quando saranno ritenute necessarie, naturalmente con la doverosa segretezza, ma ogni ufficio giudiziario, secondo me, dovrebbe avere un budget su questo, un budget definito preventivamente, quindi compatibile con le risorse della giustizia, senza sforare i costi che conosciamo, che vi ho riferito, e dei quali poi il magistrato deve essere anche responsabile se ne fa un pessimo uso. Detto questo, passiamo alla giustizia tributaria. Io chiedo preventivamente scusa perché alle 12 devo lasciarvi per precedente impegno. Sono però molto contento di aver impiegato, non impiegato che bene, questo tempo per stare con voi. Abbiamo anche concordato una piccola parentesi per eventuali domande che il direttore avrà la cortesia di fare. Quindi dedico questi ultimi 10 minuti alla giustizia tributaria. Se poi durante il dibattito che dovesse seguirne emergessero proposte, osservazioni o altre cose da inoltrare al Ministero e alla mia modesta persona, l'avvocato Alessandro Lorenzi, che è la mia assistente parlamentare, che è incaricato di raccoglierle e poi di comunicarle. La giustizia tributaria. Questo è un settore del tutto nuovo e anche qui abbiamo, non parliamo delle cattive notizie, cioè degli arretrati che ci sono, vi dico soltanto che in attuazione proprio degli obiettivi del PNRR, che sono incentrati sul miglioramento, sulla velocizzazione anche di questa giustizia, vi sarà un cambiamento radicale. Verrà introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria. 576 giudici tributari sono già stati reclutati tramite concorso, quindi gli attuali giudici togati, tra l'altro, saranno devoluti alla magistratura ordinaria, quindi anche questo contribuirà a velocizzare i processi civili. E saranno semplificate le procedure per le cause di minore importanza, sarà una procedura con giudice monocratico o comunque tendente alla conciliazione, e vi sarà una definitiva professionalizzazione, scusate questa orrida parola, proprio della magistratura tributaria, con un rafforzamento anche dell'organo di autogoverno di questi giudici. Qui io non voglio inoltrarmi nei dettagli tecnici perché sarebbe non solo noioso, ma probabilmente anche per chi non è laureato in giurisprudenza quasi incomprensibile. Però voglio dire che la giustizia tributaria è uno dei tasselli fondamentali del nostro sistema giuridico e finanziario. Generalmente le commissioni vengono, anzi quasi sempre, presiedute da magistrati, che tra l'altro non sempre, i magistrati ordinari, hanno la preparazione tecnica adeguata, e in ogni caso le garanzie di parzialità, garanzie di competenza, garanzie anche di indipendenza della giustizia tributaria devono, secondo me, allinearsi con quelle della magistratura ordinaria, cioè devono essere... è una giustizia così delicata che deve essere amministrata da persone incardinate nel sistema e non raccolte sia pure tra persone qualificatissime, ma senza quella stabilizzazione che invece la contrassegna in questi momenti. La cosa più importante naturalmente è la semplificazione normativa. Non è solo la semplificazione della procedura, è la semplificazione delle leggi. Guardate, in Italia abbiamo in generale oltre 250.000 leggi, probabilmente sono di più, ma ci siamo stancati di contarle. E la cosa più impressionante
è che il numero delle nostre leggi è esattamente 10 volte maggiore rispetto a quello della media europea. E tra l'altro, detto incidentalmente da un magistrato che si è occupato, come ha avuto prima la cortesia il direttore Baciali di ricordare, si è occupato di corruzione, dai tempi della Tangentopoli del 92 fino al Mose, rievoco sempre il detto di Tacito: corruptissima repubblica plurime legis. Più la repubblica è corrotta, più sforna leggi. Più leggi ci sono, più la repubblica si corrompe. È una cosa vecchia di 2000 anni ed è anche evidente: se tu devi bussare a 100 porte chiedendo, invocando 100.000 leggi o 100 leggi per ottenere un provvedimento, è molto probabile che una di queste porte resti chiusa fino a quando qualcuno verrà a dirti che devi fungere la serratura in modo illegale. Se la porta fosse soltanto una e la legge da invocare fosse una chiara e distinta, certamente la corruzione rimarrebbe, perché è connaturata, ahimè, ai tanti difetti della nostra imperfetta natura, ma sarebbe ridotta di gran lunga, esattamente come lo è negli altri paesi, dove la corruzione esiste, ma guarda caso, secondo studi fatti proprio internazionali, è un decimo rispetto a quella che c'è in Italia. Quindi la semplificazione della procedura e la identificazione delle competenze ha un impatto essenzialmente proprio sulla giustizia tributaria, perché se c'è un settore in cui vi è una complessità normativa che esonda addirittura nella contraddittorietà, è proprio quella fiscale. Avendo per 20 anni, anche qui, trattato reati tributari, tanto vi posso dire che la famosa legge del 1982 che introduceva le cosiddette manette agli evasori non ha mai funzionato, non ho mai visto un evasore fiscale in prigione per vari motivi, pur avendo esercitato praticamente per 40 anni anche questa funzione di magistrato che si occupava dei reati tributari. Ebbene, queste leggi sono così complesse e contraddittorie, per cui molto spesso, o almeno talvolta è accaduto, che ottemperando qualcuna di esse si dovesse disobbedirne ad altre, perché sono state create in momenti diversi, senza coordinamento e quindi con una tale disomogeneità, per cui fai una cosa che devi fare, ma nello stesso tempo commetti una violazione che viene sanzionata. E direi che non c'è azienda nella quale una eventuale ispezione fatta dalla Guardia di Finanza o un eventuale accertamento del Ministero delle Entrate venga esentata da qualche sanzione, almeno formale, proprio perché le incombenze sono così tante e tali che se anche ci si rivolgesse a un esercito di commercialisti tra i più esperti e i meglio remunerati, non saremmo mai al sicuro. Questa opera di semplificazione non si può fare dall'oggi al domani. Non si può promettere, come prometto, di poter portare a maggio, entro maggio, il progetto sulla riforma di alcuni settori essenziali del diritto penale o del diritto civile o altri che sono già in via di attuazione in ottemperanza al PNR. Però in un progetto a medio termine, per non dire medio lungo termine, però questa opera di delegiferazione, cioè di semplificazione normativa, va fatta. Bisogna mettersi a tavolino, e lo faremo, individuare tutte le leggi, soprattutto nel settore tributario, che sono inutili, che sono dannose o che addirittura contraddicendosi aumentano la conflittualità, e quindi ritorniamo anche all'aspetto giurisdizionale dell'aspetto impositivo tributario, e aumentano soprattutto la incertezza del diritto. Guardate, io ho ricevuto questi mesi, direi settimanalmente, o colleghi ministri della giustizia o ambasciatori di praticamente tutti i paesi d'Europa e parte anche dei paesi extraeuropei. E tutti coralmente hanno detto che loro hanno delle grosse difficoltà a investire in Italia proprio per l'incertezza del diritto. Incertezza del diritto civile, incertezza della procedura civile, lentezza dei processi civili, incertezza della legge tributaria. Nessuno in Italia, un americano, ho parlato con l'ambasciatore americano, si è domandato perplesso
come sia possibile che da noi una persona, dopo aver pagato, magari con la... non possa avere, ecco, dopo aver pagato le imposte, non possa andare all'ufficio di imposte dirette come fanno loro, con un pacco di certificazione dicendo vi va bene la denuncia che ho fatto. L'ufficio si prende qualche giorno, alla fine dice bene, metti un timbro e delle soldi. Da noi questo non accade. Da noi una persona, un imprenditore può assoldare un esercito di commercialisti e può star sicuro che magari dopo un po' arriva la benemerita. Io ho lavorato per anni con la Guardia di Finanza, sono amico degli ufficiali, quindi è un'opera benemerita che fanno, però è un'opera lunga, necessariamente lunga, perché le procedure sono lunghe e le leggi sono molte, e l'imprenditore, l'artigiano si trova per 7, 8, 10 giorni, un mese, talvolta di più, con questa verifica in corso, nonostante abbia pagato fino all'ultimo centesimo, compresa la parcella dei commercialisti. Ecco, è questa incertezza del diritto che tiene lontani molti italiani dalla voglia di intraprendere, e soprattutto tiene lontani gli stranieri dal desiderio di investire in Italia. Ripeto e concludo, questo non si può promettere nell'arco di un brevissimo tempo, ma nell'arco di un medio termine, che è secondo me compatibile con la auspicabile durata di questa legislatura, di questa maggioranza e chissà mai anche di questo stesso ministro, speriamo di portare a termine.